Come partire da zero e diventare ricchi? Bentornati su Memovia, lo so, è un video strano. Avete mai sognato di diventare ricchi, di guadagnare 1 milione di euro o di fare soldi online, come si trovano tanti video in rete? Da bambino leggevo Topolino e credevo che fosse questione di mettere da parte i soldi un nichelino alla volta, come faceva zio Paperone, fino a riempire il deposito. Poi sono diventato grande e ho capito che non avrebbe funzionato, ma mi è rimasta una curiosità. Perché si parla tanto di studiare per il proprio futuro, di avere la motivazione o trovare la motivazione, ma non si dice una cosa? La prospettiva di studiare per 5 o 6 anni con grande impegno, esame dopo esame, poi arrivare alla laurea e non avere la sicurezza del proprio futuro professionale. Inizi a farti 1000 domande, troverò lavoro, riuscirò a avere la mia indipendenza economica, andare a vivere per conto mio, ci avrò qualche soldino per togliermi qualche sfizio, farmi un viaggio, andarmene a cena fuori, comprarmi una macchina, o soprattutto non avere costante paura del futuro? Ecco, queste domande spesso cascano nel vuoto cosmico e siccome di queste domande me ne fate tante voi studenti, ho voluto darvi tutte le risposte attraverso il bestseller del New York Times che promette di darle. Si chiama Il milionario della porta accanto del libro di Thomas Stanley e William Danko. La sorpresa è stata che se hai questo in tasca e al momento stai studiando per una professione, è molto probabile tu possa diventare milionario attraverso delle scelte giuste, delle buone abitudini di lavoro e professionali e dei piccoli sacrifici che sono facilmente replicabili e che a quanto pare ci darebbero quasi la garanzia di essere milionari in età adulta. Lo so che l'argomento è diverso da quelli che trattiamo di solito sul canale e mi piaceva condividerlo con te, quindi iscriviti e fai clic sulla campanella perché ce ne saranno altri sul miglioramento della nostra vita. Allora, la prima cosa che il libro fa è togliere di mezzo tutte quelle puttanate che i ricchi non dormono, non vanno al college o all'università perché fanno business da giovani e quindi iniziano a accumulare soldi da giovani, o che sono ricchi come zio Paperone. A parte che già lo vediamo che è vero, perché se dovessimo averci un euro per tutte le volte che siamo stati a letto senza dormire a pensare, presi dai nostri pensieri, mo vivremmo a Bali. Ma allora rispondiamo alla domanda che ci siamo fatti tutti: ma da dove li prendono tutti quei soldi le persone che sembrano produrli, li coltivano in giardino? Allora, intanto non sono dipendenti, generalmente sono liberi professionisti, possiedono piccole, non grandi aziende e sono diventati nel tempo i migliori nel loro campo, tanto che poi i soldi sono arrivati da soli. Quindi già questo è importante: hanno fatto l'università e offrono in genere servizi alla persona. Ti starei chiedendo come sono diventati i migliori del loro campo? Hanno investito tutto il tempo che avevano nella costruzione di competenze, cose che gli piaceva fare. Quindi anziché stare su Netflix o sui social network, si sono messi lì con un libro, con un corso, e hanno studiato tutto il tempo, hanno accresciuto le loro conoscenze. Se vuoi che approfondiamo questo argomento, scrivimelo qui sotto nei commenti. Un'altra caratteristica di queste persone molto benestanti, che ti dice se sarai ricco o ricca in futuro, è il coraggio, che vuol dire la capacità di prendere grossi rischi. Perché? Perché queste persone hanno avuto momenti di grossa difficoltà in passato, spesso vengono da famiglie povere o comunque non benestanti, hanno dovuto affrontare queste difficoltà per cavarsela e questo gli ha insegnato come farlo nella loro vita. In quei momenti di difficoltà non avevano altra scelta, dovevano riuscire e basta, perché si trattava di mangiare o di avere un tetto sopra la testa. Ma questo gli ha insegnato anche due cose: a mettere in moto la creatività per risolvere problemi proprio quotidiani, a prendere questi grossi rischi che dicevamo e a non farsi spaventare troppo, anzi all'usare la paura come motore per fare di più, fare meglio, trovare strade alternative. Questo è un aspetto interessante, commenta se ti piace perché così lo approfondiamo insieme. Un'altra dote a cui fare attenzione è che hanno uno stile di vita molto umile, sotto le loro possibilità. Non spendono in cavolate e non hanno bisogno di impressionare gli altri, se ne fregano molto di quello che pensano gli altri, tanto che tendono a non mangiare troppo fuori al ristorante, a non mangiare cibi pregiati, cioè non stanno sempre a mangiare aragosta come nei film, a non avere macchine costose e abiti costosi e a essere molto stabili. Vivono nella stessa casa
nello stesso quartiere, spesso sposati allo stesso uomo o alla stessa donna per tanti anni, fuori da città costose, anzi all'interno di quartieri per lo più popolari. E diventano così proprio perché non hanno avuto il sostegno economico da parte dei genitori. Cioè non è vero per esempio che hanno avuto l'eredità tipo Paris Hilton, e anche se ricevono qualcosa dai genitori non se lo spendono. Se ci pensi c'ha un senso. Ricevere un sacco di soldi dai genitori o attraverso dei regali li farebbe adagiare sugli allori, avrebbe diminuito la loro produttività ma anche il desiderio di studiare, di farsi una carriera e di trovare soluzioni creative ai problemi. Senza neanche rendersene conto sarebbero diventati dipendenti psicologicamente, emotivamente e economicamente, ma soprattutto avrebbero vissuto nella paura di non riuscire a mantenere quel tenore di vita alto a cui i genitori li avevano abituati. Poi dimmi che cosa ne pensi nei commenti, ma a quanto pare dal libro emerge questo. Sono parsimoniosi, non tirchi, cioè sanno quanto spenderanno esattamente nel prossimo mese, nel prossimo anno per le loro varie necessità di lavoro e di vita privata. Non si sfasciano di divertimenti, un po' perché gli piace di più stare a casa a studiare e a imparare qualcosa, un po' perché non vogliono perdere troppo tempo in queste cose, e la vita gli ha insegnato che la gratificazione immediata non esiste o spesso non arriva come vorremmo. Perciò non stanno davanti alla televisione a guardarsi i quiz sperando che il concorrente in una botta di culo vinca 100.000 euro. Poi dimmelo tu, quali secondo te altri sacrifici bisognerebbe fare per arrivare a 1 milione di euro e quali fai già? Il libro ci dice anche come il milionario sbagliato, quello da film per intenderci, spesso non è laureato, per elevarsi rispetto agli altri è diventato un lavoratore ossessivo e perfezionista, ha genitori iperprotettivi che l'hanno appunto protetto da tutti i possibili dispiaceri, l'hanno riempito dei soldi e l'hanno spinto a vivere sempre oltre le sue possibilità, gli hanno insegnato questo: quando ti servono i soldi te li diamo. Quindi anche adesso da adulto spende un sacco di soldi, compra a credito e c'è il continuo timore che non ce la farà, un timore di perdere tutto che lo spinge a lavorare di più, ma con l'ansia. Lo sballottamento tra complesso di inferiorità, iperprotezione dei genitori, spese pazze e paura di perdere tutto lo porta a ricercare ulteriore protezione, e infatti può portare avanti l'attività di famiglia. Comunque è una persona completamente invischiata emotivamente, economicamente, che non riesce a costruire la propria indipendenza. È un uccello che non spicca il volo. Può sembrare un giudizio molto severo, ma è l'analisi che questi due autori hanno fatto su tutti i milionari americani, e statisticamente hanno visto che le caratteristiche del milionario buono e del milionario cattivo sono proprio quelle che abbiamo descritto in questo video. Come dicevamo, sono cose facilmente replicabili, abitudini che possiamo prendere già da oggi con la prospettiva di essere indipendenti del tutto da subito, molto soddisfatti del nostro lavoro che ci siamo guadagnati impegnandoci e studiando, e poi la prospettiva molto bella di andare in pensione tra virgolette intorno ai 60-65 anni che siamo diventati milionari, a patto, come abbiamo detto, di fissarci bene in testa queste tre cose: dove prendere il denaro, come utilizzare il nostro tempo e come modificare il nostro stile di vita in funzione di essere economicamente indipendenti. Sono tre indicazioni semplici, veloci e facilmente accessibili. Spero che tu le abbia recepite in questo video. Se hai imparato qualcosa di nuovo e ti è piaciuto, metti un like, un cuoricino, condividilo con chi vuoi e scrivimi qui sotto nei commenti che cosa ne pensi. Io rispondo sempre, non dimenticare che il canale è pieno e sarà pieno di video per migliorare le nostre vite. Li vedi qui a destra e a sinistra, iscriviti al canale se vuoi vederli tutti e fai clic sulla campanella per ricevere le notifiche. E mentre ti iscrivi e mi iscrivi, io continuo a studiare e a ricercare, e ci vediamo qui molto presto.